Buonasera, buona camomilla a tutti, bentornati alla tredicesima puntata. Tredicesima puntata di Horror Camomilla, eccoci qua. C'è veramente la camomilla, ragazzi, uno scherzo. Allora, invitiamo Andrea e Ilaria. Ciao Andrea, ciao Ilaria. Sì. Ce l'ho anch'io, mi devo alzare. Più camomilla per tutti, grande Andre, numero uno. Ah, oggi mi sono alla salute. E Andre, lo sa già, ho sbagliato busta e ho messo dentro quella barbaro, che è disgustosa, ma perché così ho sbagliato, Andre, ti ho mandato il locale. Esatto, per arrivare pure mister Pietro Giusti. Ciao Pietro, ciao, ben ritrovato. Altrettanto, ero molto contento di rivedervi, anche se in realtà non vi vedo perché ci sono tutti i commenti, vi coprono. Però vi sento. Meglio così. È vero, perché con il congiuramento, quando sei ospite, non vedi più che c'è con te, basta, sei cancellato nell'oblio. È vero. Ma poi io, allora, io mi vedo in alto, quindi un po' mi vedo. Loro due non li vedo niente, Ilaria proprio niente. C'hai i commenti sopra, forse. Sì, commenti. Allora, ragazzi. Me l'ho fatta carina per Pietro, niente. Lo riguardo. È andata male. Fatemi subito una cosa, ho aperto così anche a tutto poco, apro anche, diciamo, Horror Camomile, così, che sono stata molto orgogliosa e molto contenta dell'esperienza fatta ieri all'Abruzzo Horror Festival. Anche noi ti abbiamo seguita. Credo veramente nel cinema indipendente, nel cinema italiano, e quindi speriamo che sia una speranza futura, non solo per l'Abruzzo Horror Festival, speriamo nella ripresa di tutta la regione Abruzzo, in particolar modo del capoluogo aquilano, che è stato colpito dal terremoto. L'ho definita la città delle gru, ma tanto è stato già fatto, ma ancora deve essere fatto tanto ancora, perché vedere tante gru quando si entra, insomma, nella città è comunque, fa male, è molto insomma una cosa che rattrista molto. Detto ciò, è stata pazzesca, cioè, ci sei piaciuta un sacco, una conduttrice pazzesca, cioè adorabile, veramente meravigliosa. L'episodio del Consiglio d'Oro è stato fantastico. Vespertini, esatto. Allora, intanto ringrazio Elise 9011 per il badge che ci ha donato. Ciao Elise. Grazie Elise per il badge che ci hai donato. Ripeto, noi usiamo il tutto per cercare di fare più cultura possibile, però sempre con il sorriso, sempre intrattenendo, perché questa è la nostra caratteristica. Oggi, in vista dell'uscita tra qualche settimana, insomma breve, di Black Friday, non potevamo non dare i voti ad un grande attore. Poi parleremo anche di una cosa con cui ho parlato in privato con Ilaria, riguardo a Bruce Campbell, l'Ash. Il nostro Ash. Non Ash Fidanken, Ash. Ash Fidanken. Allora, invece che Ash Fidanken. Allora, facciamo subito un sunto sull'attore. Partiamo da Andrea. Bruce Campbell. Ti dico, tu che cosa pensi? Vabbè, secondo me è un attore completo, che forse non ha avuto quella carriera che meritava, è rimasto forse ingabbiato un pochino dal suo personaggio di Ash della casa, quindi croce e delizia, diciamo, perché lo ha reso famoso, ma allo stesso tempo c'è stato un periodo in cui è stato praticamente ignorato dal cinema. E diciamo che i suoi due personaggi più iconici, chiamiamoli così, quelli più famosi, sono Ash, ma anche Sam Axe, l'altro personaggio di un'altra serie TV, Duro a morire, per Notice, che sono i due personaggi più famosi. Però lui ha fatto tanti film,
fatto tanti film in cui ha fatto anche delle belle interpretazioni, ha interpretato anche Elvis Presley, un grandissimo Elvis Presley nella fase cadente di Elvis, anzi un Elvis Presley che sarebbe ancora vivo, esatto, che si è sostituito, del... meraviglioso, piena di, diciamo, di un demone che ti attacca. Quindi ha fatto tanto, tanto altro, però è chiaro che rimane un po' il suo personaggio iconico, quello di Ash della casa e dell'armata delle tenebre. Io l'ho preferito, certo, soprattutto nel 2, dove per me ha una mimica incredibile, dove poi completa il personaggio. Però è un grande attore che forse poteva fare anche di più, anche in Darkness, per esempio, doveva essere il protagonista, invece poi dopo la produzione ha scelto Liam Neeson. Ma Emanuela ci dice anche nella serie di Hercules, tra poco ricorderemo anche questa. Anche in Cine ha fatto le compagnie. Darkman. E poi ragazzi, ricordiamocelo, cioè comunque lui è quello che ha dato il nome a Spider-Man, perché Tobey Maguire è un po' confuso, cioè mica pizze pizze, cioè. Esatto. È lui che ha deciso che il ragno umano non nessuno, se l'amichevole ragno umano di quartiere non sarebbe piaciuto a nessuno, invece sì. Ilaria, cosa diciamo di Bruce Campbell? Io lo adoro, cioè secondo me è un grandissimo caratterista, veramente, ma proprio bravo, ha una grandissima mimica, come ha detto Andre. Infatti anche in questi giorni stavo parlando, era proprio bello, bravo, comico, sempre con i tempi giusti, ma con i tempi giusti già nella prima casa, quella girata con 3 soldi e una macchina da presa in noleggio, forse, sì. Lui sono quelle persone con tempi, mimiche, viso giusto, purtroppo sottovalutato, e come forse abbiamo detto io e te, troppo legato a Sam Raimi, non è riuscito a spiccare il volo da solo, mi dispiace, perché ha fatto anche delle cose fighe, Maniac Cop mi viene in mente, anche tutte, sì, le varie comparsate, piccoli ruoli e piccoli camei fighissimi, uno più figo dell'altro, e quindi e lui tutte le volte si mette in gioco con qualcosa di diverso, qualcosa di molto molto bello. Però se tutti ti dicono chi è Bruce Campbell, è Ash, cioè sei sicuro? È vero. Ma a me piace tantissimo, mi piace tantissimo. Forse la mimica eccezionale può essere stata anche un limite, lo vedi come quello. Però se un film deve segnarmi la carriera, mi va bene che sia La Casa, perché è un buon ricordo di ognuno. Ash è un personaggio quasi come i mostri sacri di film d'orrore, non è un mostro, è una persona normale. Ash è pieno di sfumature, è molto ironico, è forte, perché è un eroe di fatto, suo malgrado. Mi piace, sì, molto. E poi Sam Raimi sarà diventato suo amico, perché l'ha portato dietro in diverse cose, anche Spider-Man di Sam Raimi, si vede che sarà rimasto. Beh, ma loro sono amici dai tempi del liceo. Sì, proprio liceo. Da bambini, cioè io credo che sia un'amicizia veramente importante a loro. Sì, due lire, insomma. Sì, infatti. Quindi magari poteva fare di più, però magari poteva anche non fare l'attore. Quindi magari essere amico di Sam Raimi gli ha permesso di fare l'attore. Quindi abbiamo questo, che è comunque un cult, tutto quello che ha fatto. Ma voi lo sapevate? Non so se lo sapevate, che nell'82 lui ha fatto anche 26 episodi della soap opera Generations. Ma veramente? Sì, 26 episodi della soap opera Generations. Ha fatto tutto, praticamente. Anche X-Files. C'è l'attore di soap opera. E anche in California nell'87 ha fatto che non so se un episodio o due, insomma, ha fatto anche, insomma, lui ha bazzicato anche nelle soap opera americane. Doveva anche interpretare X-Files sostituendo il protagonista, soltanto che poi dopo è stato a sua volta sostituito da un altro attore, anche lì ha avuto sfortuna. Al posto di Molde avevamo Bruce Campbell, sì, veramente? Grande. Sì. Quindi stiamo scoprendo un lato particolare di Bruce Campbell. Doveva essere lui a sostituire, poi ritorna anche l'attore, però all'inizio doveva essere lui a sostituirlo, poi ha avuto sfortuna e è stato rimpiazzato all'ultimo momento. Ovviamente daremo i voti a Bruce Campbell, alla casa, alla casa 2, l'armata delle tenebre in particolar modo, ma anche poi alla serie che ha fatto su Ash. Ash versus Seven. Voglio ricordare appunto che ha fatto, tra le tante cose, in TV, parlo della TV, Lois e Clark, Le nuove avventure di Superman, American Gothic, Hercules appunto, Sfida nello spazio, Xena, Principessa guerriera, Ellen, una serie TV, fece 7 episodi, Il ritorno del maggiolino tutto matto,
Corsa all'oro, X-Files nel 99, Jack of All Trades, Streghe, Terminal Invasion, anche Master Streghe. Of Horror. Ma Streghe, la serie TV Streghe. La serie TV Streghe, no, quella... Oddio! Dopo lo X-Files del 99, intendi il film? X-Files il film? No, la serie, credo, piccola parte in un episodio. Episodio. Okay, poi appunto okay. Streghe, Master of Horror come addirittura come presentatore, Alien Apocalypse, Burn Notice, Psych, Mission Control, The Librarians, Fargo, appunto la serie, Ash vs. Evil Dead, Lodge 49, un'altra serie TV, ovviamente non le sto dicendo tutte, sto dicendo quelle più importanti, poi anche tra i cortometraggi ne ha fatti veramente tantissimi, tra cui il grande Within the Woods, che potete trovare su YouTube con la regia proprio di Sam Raimi del 78. Di fatto Evil Dead è un remake perfezionato alla grande, esatto, di Within the Woods, perché praticamente è diciamo che più o meno la sceneggiatura è quella. Quindi di fatto l'hanno fatto tre volte, perché anche La Casa 2 alla fine più o meno. Esatto, e poi lo conosciamo tutti come attore, ma lui in realtà ha doppiato tantissimo, ha doppiato da non accreditato nell'88 un personaggio di The Dead Next Door, e poi ha doppiato in Fargo, Evil Dead Hail to the King, che sarebbe un videogioco, quindi ha doppiato anche i videogiochi, pensate, La Leggenda di Tarzan, Spider-Man, Evil Dead, adesso non li posso leggere tutti, Spider-Man 2, Spider-Man 3, e Piovono Polpette, Cars 2, The Amazing Spider-Man, Rapunzel la serie, pensato anche sulle principesse Disney praticamente, e poi Gli Ultimi Ragazzi sulla Terra e Harker, serie TV proprio di quest'anno, e tra l'altro anche Evil Dead The Game, il videogioco del 2021 proprio, che sta, o che è già uscito, io non sono esperta molto di videogiochi, quello è bravo il nostro Gabriele, non so se è uscito, ma comunque di quest'anno. E poi fatto anche il regista, mi sembra, di due film, tra cui Bruce Campbell. E poi è stato produttore della casa, La Casa 2, Within the Woods, L'Armata delle Tenebre, My Name is Bruce del 2007. My Name is Bruce, è vero. Eccolo. Ecco. Appunto Barnotis, La Casa, Ash contro Evil Dead e insomma tanti altri. Regista di Hercules, Xena, Beep, My Name is Bruce. Ed è stato anche per un cortometraggio e credo tre film anche sceneggiatore. Ma questo... fa tutto. Aggiungo anche questo. Anche questo. Dai. Maniac Cop, esatto. Maniaco, sì, è vero, anche questo. Che noi abbiamo, ricordate che noi abbiamo sbagliato, abbiamo mandato in onda in Italia prima il secondo capitolo del primo, sì, perché abbiamo sbagliato con Bonelli. Cioè noi sapete che come qui abbiamo sempre questi fenomeni che comprano, acquistano casaccio, bravissimi come sempre. Alla grande. Tre libri, due fumetti, un ebook, The Cold Side of My Pillow, dove è stato anche editore proprio lo scorso anno, e quattro audiolibri. Questo per dire la vastità delle cose che ha fatto Bruce Campbell, che non è solamente l'attore comico, no? Iperprolifico, veramente. Esatto, veramente ha fatto tante cose. Noi non parleremo di tutti, ovviamente, insomma, di tutte le opere che ha fatto come attore al cinema, perché adesso andremo ovviamente a dare voti a Bruce Campbell come attore, però di quelle... Diciamo dei film più importanti. E partiamo proprio dalla casa, Ilaria. A te. Che voto dai a Bruce Campbell della casa? Il primo, La Casa 1? Sì, partiamo da Ilaria, poi Andrea e prima. Poi... Parto nella prima casa. Allora, la prima casa non si scorda mai. No, dove c'è casa, c'è famiglia. Allora, secondo me, non gli posso dare 10 solo perché... Poi gli do 9, perché 10, il mio preferito è la seconda, dove lui secondo me è istrione all'ennesima potenza, però per me La Casa 1, per essere un film girato veramente con due soldi, con i tuoi amici, perché alla fine non c'hai i soldi manco per pagarle, con una casa che è veramente trovata abbandonata, che quindi costa talmente poco, e siccome hai talmente pochi soldi per fare gli effetti speciali che usi la zuppa di mais, la garmonbonzia, sì, noi che siamo esperti di questa cosa, tutta di verde per fare il sangue dei mostri, cioè per me quel film lì non Fiume so se cioè, è veramente è oltre, cioè quindi gli do 9, ma solo perché
è un pelo più acerbo, doveva ancora maturare, sviluppare ancora qualche certo. espressione in più. Però Simone, la casa, per essere un film da due soldi, cioè chi non chi l'hanno vista credo tutti, cioè pure il mio cane l'ha vista, quindi cioè veramente è indimenticabile. Il voto è da 1 a 10? Oh, sì, scusa. Dai, facciamo da 1 a 10, sì, da 1 a 10. All'interpretazione o anche al film? All'interpretazione. Oggi parliamo no, di allora, attore. All'interpretazione a me è piaciuto ancora di più nel 2, quindi mi terrò un pochino più basso qua, però gli do sicuramente un 8, perché era all'inizio, era quasi, non dico esordiente, ma insomma comunque era alle prime armi. Avevi sentito come attore a It's Murder, sempre di Sam Raimi. It's Murder, ecco, sempre di Sam Raimi, quindi insomma diciamo che... Quindi 8, perché inizia già a avere quella espressività, e qui c'è inizia un po' il cambio, no? Da un ragazzo normale che lavora in un supermercato di ferramenta, reparto ferramenta, inizia a creare le basi per un eroe che poi è un antieroe, in sostanza, un eroe non voluto. Ecco, un eroe non voluto, lui vuole sempre ritornare a casa, pensa sempre che sia finita lì, invece è sempre lì che deve combattere contro... Quindi un 8, devo dire, se lo merita. Dietro, dai a Bruce Campbell nella casa? Anch'io 8, e anch'io penso, poi lo darò il voto nella 2, lì è ancora più istrione, si vede che lì fa l'attore, l'altro era ancora un po' alle prime armi, magari un po' acerbo. Acerbo, però comunque in parte, perfetto. Sì. Quindi 8 al primo. Tra l'altro è partito con It's Murder, poi ha fatto la casa, poi come controfigura non accreditata, leggo. Spesso ha fatto lo stuntman lui, e non è stato accreditato spesso. Esatto, Blood Simple, Sangue Facile, regia di Joel Cohen nell'84, quindi 3 anni dopo la casa. Poi ha fatto Going Back nell'84, I due criminali più pazzi del mondo, vi ricordate nell'85? Sì. Sempre di Raimi. E poi adesso passiamo alla casa 2. Che è stato fatto nel 86. Credo che abbia partecipato ai Coen anche a Lady Killers, sempre dei Coen, ma io non me lo ricordo bene, perché avrà fatto una piccola parte. Ha avuto sempre un rapporto un po' strano. Ne parleremo dopo. Peccato. C'è Lady Killers, ha fatto anche Lady Killers. Allora, la casa... E per te, Kania, nella casa 1? Allora, guarda, Bruce Campbell, io devo dire, nella casa, però io sono un po' d'accordo con voi, nella casa 2 lui si è espresso al massimo. Era un po' proprio il stato di grazia. Il Jim Carrey della comedy horror, secondo sì. me. Quelle... Sì. Si muoveva, allungava, fantastico. Sì. Gli occhi. Quindi io penso, se parliamo di mimica facciale, anch'io 8, e addirittura gli do 10, la perfezione nella casa 2, dove lui si è dato al massimo. È proprio a livello proprio facciale, è stato un grande, è ancora oggi un grande. Se fossimo all'epoca del cinema muto, Bruce Campbell sarebbe uno dei migliori attori, perché riesce a trasmettere tantissimo senza parlare. La sua mimica è importante. Tanti attori hanno bisogno del parlato, bisogno, è normale, sei un attore, ma lui può anche farne a meno. Basta apparire. Esatto, è vero, hai ragione, Pietro. E parliamo proprio della casa 2. Io ti ho dato 10, ho dato la perfezione. Io ti seguo. Bruce Campbell, e anch'io. Insomma, è perfetto. E secondo me la sua interpretazione fa sì che molti e altri gridano allo scandalo, dicono la casa 2 è meglio del primo film, è migliore del primo film. Per certi aspetti sì, secondo me perché sì. Perché Bruce, secondo me, secondo me la casa 2 non è più bello della casa, ma essendo Bruce che si è dato al massimo, stato di grazia, certo, chiaramente produce ovviamente dei fan della casa 2, che sono tantissimi, me compresa, nonostante dico che la casa è migliore della casa 2, ma sotto alcuni aspetti la casa 2 batte la casa. Più spettacolare, secondo me, la casa 2. Spettacolarizzazione dell'horror maggiore, ancora più a, diciamo, Sam Raimi. La gran mano, ricordate la mano? Sì. No, ma con ci ricordiamo l'occhio che vuole in bocca? Sì. Basta. L'occhio che vuole in bocca, ce lo ricordiamo della casa 2. Facciamo speciale citazione, momento epocale. È vocale. No, comunque quando è normale. Ho odiato Baby Joe, quanto l'ho odiata, quanto è morta lei, no, lei veramente fatica. Veramente antipatica. Allora, Bruce Campbell della casa 2, Andrea.
Io gli do 10. 10, perché è straordinario. 10. Pietro stava dicendo qualcosa? Sto dicendo che è normale che una casa 2 abbia più effetti con un budget diverso. Il primo era un film. Cavolo, è elevatissimo il budget. Esatto. De Laurentiis mi sembra che si fosse 10 volte nella casa 2. Il primo credo $2,000, $200,000, scusate. Il primo era un film prodotto, come se io e i miei amici ci mettiamo insieme due spiccioli, cioè ognuno mette qualcosa. Il primo di Sam Raimi che è costato sui $2,000 addirittura, il primo. Batania del 78-77, addirittura 2000. autoproducendo sì. Le loro idee con i mezzi che riuscivano a mettere insieme. Quindi la casa 2 sicuramente c'è una major dietro e quindi ha più soldi e quindi gli effetti sono diversi, è normale. È più bello, certo, più di rifà la stessa idea praticamente, però con mezzi diversi, la completa, e quindi è più bello il 2. Però il 2 praticamente è l'uno e la stessa cosa. Oltretutto mi fa sempre effetto chiamarlo la casa, perché non si chiama la casa. Evil Dead. Sì. Questo è il titolo. Poi il male morto. Oltretutto da noi ci sono mille film con il titolo la casa di ogni genere, di ogni tipo, e quindi io lo chiamo poi Evil Dead. La casa, quindi, insomma, è una baracca. Una casa. Esatto, la baraccona era. Oltretutto, una baraccona nella locandina del film c'era invece una casa grande che non è quella del film, quindi non ha proprio senso. Non aveva senso. È vero, vero. Nel remake, però, c'è il bagno. Addirittura, nel remake c'è anche il bagno. Addirittura è vero, siamo passati a un livello qualitativo di livello. Con quella splendida scena in cui viene anche staccato il lavandino per spaccare in testa la tipa, sì. Quindi garantisce anche il bagno, sempre dei momenti mirabolanti. Una bettola. Però Pietro, non hai risposto alla domanda, che voto dai a Bruce Campbell? Bruce Campbell 8 nel primo, 9 nel secondo. Lui come attore. 10. Perfezione, ma considerando il budget e tutto potrei andare a 10, però tendenzialmente faccio un po' fatica a dire 10, ma mi è piaciuto tantissimo. Sì, cioè, sì, ti dico 9, sì. Mi piace tantissimo. Perché un ruolo gli è bastato per una carriera, non te lo dimentichi mai. Non lo dimentichi mai. Adesso riconoscibilissimo. Non lo ricordo tanto bene, quindi non riesco a dare un voto perché purtroppo non me lo ricordo bene. L'ho visto una volta. Delle tenebre. L'armata poliziotto, delle tenebre? Poliziotto sadico. E anch'io me lo ricordo. L'ho visto anch'io, però non me lo ricordo benissimo neanche io. Dovrei dire tanto tempo fa. E non è facile nemmeno riferirlo poi. Che bello, no. Pietro! Infatti, non è un DVD, ma è una VHS. Mi sembrava che era un DVD da qua. È una VHS. Era Cicchigori. Tra l'altro, Pietro, se non mi sbaglio, oltre a questo, poi nel 90 hanno fatto pure Maniac Cop e il poliziotto maniaco, cioè Maniac Cop 2, giusto? Sì, esatto. E anche il 3 forse ci sono i Maniac Cop, secondo me, non sono solo 2. Ah, sì. Ho smesso di seguirli dopo il primo, sono onesto. Sì, anch'io me lo ricordo. Due fatti da Bruce Campbell, sicuramente. Sì. Due sono stati fatti anche da Bruce. Sì. Allora, Pietro, mi rivolgo a te, se li hai visti tutti e due, che voto dai all'interpretazione di Bruce Campbell, o se hai visto anche solamente il primo, che voto dai all'interpretazione di Bruce Campbell per Maniac Cop? Maniac Cop diciamo 7. Come mai un voto un po' più basso, diciamo, del resto? Un po' più basso perché l'altro era proprio una novità, lo vedo e lo imparo a conoscerlo, ad amarlo. Forse complice anche il film. E vedo troppo più alto Evil Dead rispetto a Maniac Cop, seppure un buon film. Però 7 è comunque un ottimo voto. Sto dicendo 7, 8, 9, insomma, parliamo di voti sempre alti. Per un attore che in realtà non ha avuto questi riconoscimenti come attore, non ha vinto quasi niente. Però se lo ricordano tutti, e questo è fondamentale. Ilaria, hai visto Maniac Cop? Sì, ho visto Maniac Cop. Maniac Cop o poliziotto? Messo in carta. Andiamo tutti a comprare alla Maniac Cop. Creato una crasi, è diventato Maniac Cop. O poliziotto sadico, ecco come si chiamava ai tempi. Che così facciamo, esatto.
Allora, secondo me è una buona interpretazione, ma è il classico, cioè più che un horror, è il classico thrillerone degli anni 90 che andava di moda, ve lo ricordate? Che c'era Electroshock, Maniac Cop, cioè c'era sempre questo tipo che lo dovevi giustiziare, che poi tornava, il poliziotto onesto che gli dà la caccia, e poi cadaveri dappertutto, un po' splatter, sangue, cose varie. Inseguimento scontato su certi aspetti. Sì, è il film tipico degli anni 90, che secondo me ai tempi andavano di brutto perché piacevano un sacco, quindi secondo me buona interpretazione, è il filone classico come ha detto Pietro. Nel complesso voto alto, gli do un 7, però non è ai livelli della casa che dico Dio, stasera me lo riguardo. Cioè Maniac Cop fa parte dei miei ricordi, tipo che me ne sono vista magari durante uno zio tibia nel 98, però è rimasto lì, cioè nel senso, ecco. Tra l'altro, tra il primo e il secondo di Maniac Cop, lui ha fatto Terrore senza volto con la regia di Scott Spiegel nell'89. Amico. Nell'89 ne ha fatti altri due, Montrap Destinazione Terra e Tramonto. Quindi ha fatto ben tre film nel 1989, tra Poliziotto Statico dell'88 e Maniac Cop 2 del 90. Qualcuno ha visto Terrore senza volto, Montrap o Tramonto, uno dei tre? Me li ricordo poco, se li ho visti non me li ricordo. Esatto, magari se ho visto qualcosa non mi ricordo. Questi tre no. Non... Ho visto il primo Poliziotto Sadico tanti anni fa, ma lo ricordo poco, però anche secondo me comunque è un po' più contato come film, quindi anche il personaggio mi è piaciuto, però anch'io non andrei oltre il 7, almeno per Bruce Campbell. Sì, poi però è proprio classico, me lo ricordo, sai lo sbirro con la giacca verde e la maglia bianca sotto, che cioè proprio il classico anni 90, che si vede che andava tanto quel filone di poliziesco, c'è un trucco molto pesante, la insomma. La ciuffa, la mega ciuffa. Allora, ricordo a tutti che stiamo dando i voti a Bruce Campbell, noto attore della casa, La Casa 2, L'Armata delle Tenebre, chi più ne ha più ne metta. Darkman era il 1990. Torna nella coppiata con il suo... Doveva essere lui il protagonista, mannaggia! Doveva essere Bruce Campbell il protagonista. È vero. Invece, alla fine, la produzione, Sam Raimi lo voleva mettere protagonista, ma la produzione ha voluto Liam Neeson, che mi sembra veniva da Schindler's List, può essere... No, è prima. È venuto dopo, penso che 30 anni dopo è venuto. Però si vede che aveva una... per delizione per Liam Neeson, che è bravo attore, per carità, bravissimo. Però io ce l'avrei visto bene, Bruce Campbell, perché si vede solo, mi sembra, alla fine, praticamente. Cioè, alla fine... Allora, il suo amico e attore preferito Bruce Campbell, in seguito contattò anche Bill Paxton e Gary Oldman, ma lo studio gli impose un ancora poco conosciuto Liam Neeson, fu imposto. Questa è la cosa. Se no avrebbe preso Bruce Campbell, molto probabilmente, o un altro attore. Come avete visto comunque qua la brevissima interpretazione, insomma, Andrea, l'interpretazione alla fine c'ha la faccia, quando lui ricostruisce la faccia, c'è la faccia di praticamente di Bruce Campbell, quindi è difficile dare un voto. Perché naturalmente lui ha accettato, perché è sempre stato comunque molto umile Bruce Campbell, ha accettato nonostante tutto, con serietà anche di fare questo cameo, un altro se ne sarebbe andato, avrebbe detto come, prima faccio il protagonista, ora mi fai fare un cameo, non si vede quasi nemmeno, invece lui no, è rimasto, quindi gli do 6 per questo, perché poi il resto non è tanto classificabile secondo me, perché si vede, mi sembra di ricordare che si veda solo alla fine, se non sbaglio, è vero, perché ora è un po' che non solo alla fine, è vero. Io per lo stesso motivo di Andre gli do 7 invece, perché secondo me amicizia è l'aria che aveva nei confronti. Sì, perché comunque cioè, è una cosa bella perdere la parte da protagonista, cioè come ha detto Andre, e farlo lo stesso questo cameo alla fine. Ma anche perché io sono un po' affezionata a questo film, perché secondo me ai tempi fu forse un po' troppo avanguardia, ma Raimi spesso è frainteso. Sono affezionata a questo film perché toccava tematiche che ai tempi ancora si può dire non andavano di moda, quindi il film non è stato capito, come non è stata capita La Casa subito, cioè insomma,
tante cose di questo regista non vengono capite. E, sono affezionata a questo film perché me lo ricordo con tanta tenerezza e apprezzo tanto anche la comparsata di Bruce, che comunque ha perso il ruolo da protagonista. Ma fa niente, indica che loro si vogliono bene e sono molto amici, quindi questa è una cosa bella, secondo me. Al film gli do anche 7. Io al film do anche di più, io al film do molto di più, perché a me piace. Però l'interpretazione di Bruce Campbell è talmente è proprio poco, cioè sì. Veramente una valutazione. Vuoi dare un giudizio, Pietro? Ma un giudizio davvero, come dice Andrea, è difficile dare un giudizio, cioè mi fa sorridere, sono contento se lo vedo, anche per un cameo, impreziosisce il film, però basta per avere 7, stai impreziosendo il film, non è una esatto. Parte così. Sono impreziosendo. Esatto. Allora andiamo avanti, nel 90 poi ha fatto Mind the Warp, poi Svitati nel 91, Eddie Presley nel 92, ovviamente sempre nell'ambito del drama comedy. E poi Waxwork 2, Bentornati al Museo delle Cere, un piccolo gioiellino degli anni, inizio anni 90, dove lui, ecco qua, faceva la parte di John Loftmore. Avete visto questo Waxwork 2, Bentornati al Museo delle Cere? Qualcuno di voi se lo ricorda? Mi sembra di ricordare qualcosa, però devo essere sincero, non, mi sembra che non mi abbia colpito tantissimo come no, film. Era, sì, è un piccolo ecco, film. Il primo è bello di DVD, il secondo non l'ho mai visto, però. Ilaria? Ma è un dark fantasy e secondo me anche qui lui ha fornito una buona interpretazione, una parte particolare la sua secondo me, quindi comunque io sì, per me il ruolo dello scienziato lui. Esatto, ma secondo me in tutti questi film in cui comunque non ha come si dire, o non ha magari la parte di spicco, la parte principale, comunque, come ha detto prima Pietro e ha detto anche Andrea, impreziosisce sempre. Assolutamente. Qui fa lo scienziato, quindi secondo me... Diciamo degli attori di contorno anche in questo film. Esatto, quindi è un dark fantasy comedy in cui lui comunque riesce sempre, perché ha sempre la sua mimica facciale, ha sempre questo ruolo... secondario ma buono, lo impreziosisce, quindi secondo me sicuramente più del cameo che ha fatto per Darkman, però 7, diciamo qualitativamente questo film è meno importante di Darkman, quindi però sono un buon 7. Siamo al 1992, si conclude la trilogia L'Armata delle Tenebre. Qui quanto ridere ragazzi, è diventato un vero e proprio combattente, altro che la casa 2 qui. Il combattente venuto dal cielo, come dice Pietro, il microfono. Si è dato tanto all'Armata delle Tenebre, vuole per Bruce Campbell e per il film è bellissimo e lui non è da meno. Lui riesce a essere, anche in altri ruoli che ha fatto, credibile, anche in ruoli improbabili. Certi ruoli sono improbabili. Rischi di finire nel trash. E invece lui no, è credibile, anche se fa una cosa che è pazzesca. Però con lui ci sta. Ci può essere. Sia che lavora al supermercato, che fa l'eroe in ogni modo. È vero. Cose strane. Beh, ma poi... Una serie TV, dove facciamo una serie western. Bravo, Pietro ha lanciato, ha detto come... può lavorare anche come commesso del supermercato, in qualche modo... Sta lanciando un messaggio subliminale del nostro Black Friday. Esatto. Attenzione. Black Friday. C'era anche una serie TV, non mi ricordo il titolo, la guardavo sempre nelle repliche di notte. Lui faceva tipo cowboy, qualcosa del genere, lavorava tipo sceriffo. Era bello. Sì, non guardavo. Come Mari Brisco. Dice L'Armata delle Tenebre è il mio preferito, dice Mari Manuela 83. È vero, Manu. È bello, è molto comico. Si va molto sul comico in questo film. È più comico rispetto al fantasy, rispetto al 2. Quindi a me è piaciuto molto, anche se per me il 2 è il massimo, però anche qua lui è gigioneggia, fa l'antieroe, l'eroe, si innamora la ragazza di lui, la fanciulla, e lui, queste, è anche un po' una presa in giro dell'eroe, una presa in giro dei film che prevedono l'eroe senza macchia. Quindi ha paura, si ricorda, con sta strega che esce dal pozzo, ogni tanto morire tutte le volte, eccezionale. Fa le formule che non ricorda bene, dice, e tossisce, che pensa di fregare, e poi però
Insomma, gli do un po' leggermente meno della casa 2, ma gli... amoroso. No, io gli do 9. Anch'io, sì. Io seguo col 9, ma perché secondo me l'Armata delle Tenebre, ma io lo dirò finché campo, cioè è una delle satire più geniali di un certo tipo di filmografia esistente. Non so se bocerei prima Sam o prima Bruce, cioè a seconda dei momenti. Cioè, adoro tutto, ma dai momenti in cui arrivi nel mondo, cioè perché tu parti da un film come La Casa e ti trovi catapultato in questo mondo medievale. E poi c'è Bruce cattivo, è a lui che gli portano via la motosega, che ormai si Una capisce il braccio e parte di rimane lui. senza, che è in giro così. E poi si fa il braccio meccanico, e poi datemi la motosega che gli taglia la testa, con tutti gli effetti speciali che per il tempo erano meravigliosi, lui con le sue facce eccezionali. Quindi è da 9, ma proprio, ma anche la parte finale, i finali rigirati, ti ricordi quello, bevi la pozione, si trova avanti nel futuro, lui dice no, ho dormito troppo, poi c'è un altro che... Poi lui è un antieroe perché lui vuole tornare a casa. Quando si accorge che deve continuare, urla, no? Cioè, ma che l'hanno visto come un eroe caduto dal cielo, non è tanto d'accordo su questo. Ma lui Dovrebbe proprio tornare a no. fare il commesso al supermercato, insomma, idealmente. Ma poi anche lì, come diceva prima Pietro, che fa proprio il verso palese agli eroi alla Sbarzi, secondo me, ti ricordi la battuta finale di quando lavora al supermercato che spara alla vecchia, che dice dammi un po' Ah, di zucchero, baby. Che è vedi. la tipica del film muscolare anni 90, dammi un po' di zucchero, baby. Cioè, No, secondo me... voglio la tua anima, vieni a prendere queste cose qua, insomma. Si trova a fare sempre l'eroe senza avere il physique du rôle, diciamo, perché non è un Esatto. palestrato alto, è una persona normale. Bruce Campbell è uno normale che lavora al supermercato e si trova a fare Certo. tipo guerre nel Medioevo ed è credibile anche in quello, è fantastico. È vero, Cioè, vero, tu considera che fantastico. non è neanche il seguito di un film, è un film di cui hanno già fatto qualcos'altro prima, e poi all'improvviso un altro seguito che è completamente diverso da tutto quello che hai pensato, e poi con un ritmo frenetico, non riesci a staccarti, non stacchi lo schermo finché non finisce il film. È fantastico. Sì, la prima volta che la vedi, l'Armata delle Tenebre, sei travolto, cioè secondo me è eccezionale. Poi ha fatto Mr. Hula Hoop nel 94, Pronti a morire nel 95, ma il ruolo è stato tagliato al montaggio, quindi praticamente lui non c'è, ahimè. Infatti non mi The ricordo. Demolitionist di Kurtzman nel 95, anche qui però non è stato accreditato, una vita cinematografica da grandi alti e grandi bassi praticamente. Poi c'è Congo di Frank Marshall nel 95, non so se qualcuno di voi l'ha Lui visto. fa bellissimo, io adoro Amy con il Io padre rispondo, vita con fa. il segno, ogni volta che ho detto bianco 3 ore, scusate. Lui fa il fidanzato di lei, quello che viene tradito dal padre infame, questo benedetto diamante E quindi è maledetto. piaciuta a Congo? Sì, no, per tanto, eccezionale, perché lui è il figlio sfortunato di una famiglia, della famiglia De Beers praticamente, cioè nel senso, io Congo adoro il film. C'era anche Tim Curry, c'erano tutti in Congo, cioè vorrei tra parentesi, c'era E Tim quanto gli Curry. Cioè. dai in questo ruolo, tu l'area che hai visto il film? Allora, lui, Congo, beh, parte breve, però intensa, perché nel senso comunque quello che dà significato è comincia a svelare il terrore, quindi secondo me anche qui 7, ma proprio alta, perché comunque lui è il figlio mandato nel Congo alla ricerca di questo famigerato diamante, quindi Pietro, Andrea, tu l'avete visto Congo, vero? Allora, io Sì, l'ho visto Congo. tanto tempo fa, ma lo ricordo È poco. bellissimo, no, E riguardalo, Andrea, ho una VHS neanche originale, registrata dalla televisione. Registrata dalla televisione, non lo vedo da molto pronuncio sul voto perché vorrei rivederlo, ecco. tempo. Però sentire la recensione di Ila mi ha fatto venire voglia di vederlo. È Questo di rivederlo, bellissimo. ripeto, come dicevo, ho una videocassetta registrata dalla televisione, quindi vuol Sentite, dire che l'uno che ha non avuto da John Carpenter a fuga da Los Angeles, Anche qui l'area parte piccola parte, piccola Cina, però parte fatta su un bene. Quindi però cameo. sono sempre camai da 7 tutti, perché anche qui parte Cina, ma da 7. Sì, sono quei camei importanti. Però Sì, però poteva fare qualcosina in più e gli danno sempre anche il qua, cameo sì. importante. Ma è come in Spider-Man, cioè lui fa il conduttore dei combattimenti, però sceglie il Esatto. nome Spider-Man. Poi altri film, Man of Mine, Running Time, la mia flotta privata, Running la Time, vita, molto bravo.
Running in Time è molto bravo, quello in bianco e nero mi è piaciuto molto qua. Molto... No, no, mi è piaciuto qua, è un film interessante. È un film particolare. Sì, sì, e diciamo che è girato un po' tutto in bianco e nero. E ora, anche questo è tanti anni che non lo vedo, quindi anche la trama la ricordo poco, però mi ricordo di un Bruce Campbell che ha fatto un bel personaggio interessante. Però ancora per valutarlo lo dovrei rivedere, perché tanti anni anche questo che non lo vedo, purtroppo, ahimè. E però mi ricordo che mi aveva colpito come film. Mi sembra sia un film, non una serie TV, mi sembra no, proprio no, un film. È un crime. Ecco, è dove lui fa una specie di... è tipo di spionaggio, esatto. Mi sembra, dove lui... aiuta un agente, insomma è un po' complicato, anche qui c'è la scia di mezzo, c'è tutta una serie, ora non me lo ricordo bene, però mi era piaciuto, devo dire. Poi anche qui per valutazione mia, in cui lui riceve il rilascio anticipato per ricongiungersi ai suoi partner in crime, e quindi sì. Dopo c'è tutta quell'avventura perché c'ha... In un'ora succede di tutto, trova la vecchia fiamma, deve fare la rapina, i vecchi tempi non sono più gli stessi, il complice magari è morto, magari la mia ex fidanzata mi vuole accostare, e comunque il film è nel giro di un'ora, aiuto. Però è particolare. Sì. Ha fatto la pista di pattinaggio nel 98, volete dire qualcosa su Dal tramonto all'alba 2, Texas, sangue e denaro? Qualcuno ha visto? Allora... io sì, allora su Bruce non posso dire niente, ecco, diciamo che magari queste partecipazioni a questi film un po' scadenti a volte le eviterei, però io dico sempre anche lui dovrà pagarsi il mutuo, quindi sicuramente brava, c'è un volevo. Io dico, se devo pagare il mutuo io faccio, cioè chi se ne frega, cioè nel senso, se non ho, non è che posso sempre pretendere di andare a lavorare con Scorsese, quindi alla fine va bene, cioè nel senso, ci sta. E anche secondo me è carino, però non ha nulla a che vedere col primo. Sì, sono fanno una rapina, poi si chiudono in una banca, c'è la polizia fuori, è un po', poi iniziano ad essere, diciamo, infettati come vampiri, ad infettare. E l'unico che rimane è uno, però insomma Bruce Campbell, cioè l'unico personaggio che rimane che non è stato infettato, poi collabora con la polizia, c'è tutto un mescolone, però Bruce Campbell fa una piccola, che qui non fa una grandissima parte, francamente. Infatti, Minaccia Nucleare del 99, Time Quest del 2000, quindi si entra nel nuovo millennio, The Majestic di Frank Darabont del 2001, e poi si arriva a Spider-Man. Torna in coppia con il suo amichetto Sam nel 2002. Che dite di Spider-Man, Ilaria? Partiamo da te. Ma qui parte piccola, ma è da 10. Cioè, per me è da 10. Lui, solo che lo vedi, cioè, già ti fa sorridere, perché lo vedi e dici, ah, c'è Bruce Campbell, e quindi sei così, e sei impazzito davanti allo schermo. Mi piace perché entra in scena in un momento particolare, no? Perché è quello che segnerà la svolta di quello che, almeno per me, è lo Spider-Man in carica, perché faccio fatica, poi ce ne sono stati tanti di Spider-Man, però per me sarà sempre Tobey Maguire. Adesso il momento in cui prima dello zio, prima del tutto il discorso, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, Spider-Man cosa vuole fare? I soldi, cioè i poteri... Anche lui vuole la macchina, vuole giustamente portare fuori Mary Jane, quindi dice, c'ho tutti questi poteri, che faccio gli incontri di wrestling clandestino. Mi ricordo ancora che si presenta davanti a Bruce Campbell, che è l'organizzatore barra conduttore, che c'è il mega campione, che è tipo il The Rock della situazione, alto 2 metri per 170 kg, e che si dibatterà con... E c'è Tobey Maguire vestito malissimo, con una tuta tragica, che è la tuta pigiama, quella orrenda, con il ragno umano, me lo ricordo ancora, io guardo e gli fa, ma il ragno umano che schifo. No? Diciamo, qui fa il presentatore, Spider-Man 2. Il 2 mi è piaciuto di più, Spider-Man 2. Maschera del teatro, mentre Spider-Man 3, qui c'aveva ragione Ilare, che prima dice, ha fatto tutti e tre, fa il metro.
Spider-Man 3 quindi per me è da 10, perché ogni volta lo vedi e tu hai questa crisi davanti allo schermo impazzendo e saltellando come una fanciulla. Queste tre figure l'aria voto Spider-Man, Bruce Campbell 10, no, gli Spider-Man da 10, cioè proprio perché io quando l'ho visto è impazzita. Spider-Man 2? Ma Spider-Man 2 fa il coso del teatro, vero? No, 10, sì. Anche lì sono impazzita. Forse il metro, 9, che mi è un po' meno di meno, ma perché il terzo è anche quello che mi è piaciuto di meno. 9, 9, 8. Ah, ti è piaciuto pure a te di meno quando ha fatto il metro. Andrea? Il terzo col meno è meno. A me, diciamo, mi è piaciuto di più il 2 dei 3, quelli di Sam Raimi. Quindi forse sono un po' condizionato da questo. Quindi direi il primo gli do un 7, secondo anche un 9 e il terzo, che mi è piaciuto a me, di nuovo un 7, perché comunque la sua interpretazione è buona. Quindi sono un po' legato al fatto anche del film, che nel il secondo mi è piaciuto molto di più degli altri due, francamente. Nel primo non è un bel ruolo, però c'è la sorpresa che lo vedi. Sì, forse sì, il primo c'è la sorpresa, è vero. Cioè, quando l'ho visto ridevo come una bambina. Poi ha fatto anche diverse commedie, prima di Sposo, poi di Rovino, Tutta colpa di Sara, non accreditato Lady Killers, come prima diceva Andrea, regia di Joel e De Tancone, non è stato accreditato. E adesso parliamo però, datemi il voto a Bubba Hotep. Wow. Bellissimo. Ilaria, tra lui e John Fitzgerald, questo ospizio per vecchi, allora già, cioè, l'idea di fare il film dall'ospizio, secondo me sei un genio. In più c'è, cioè, il vecchio che è convinto di essere Kennedy, lui che in realtà è veramente Elvis, che finge però di essere uno che finge di essere Elvis. Quindi siamo veramente oltre. Con il sosia prima. No, io sono d'accordo con il sosia, che poi è morto, quindi ormai sono costretto a interpretare quello che in realtà interpreta a me. Quindi secondo me qui è oltre film, secondo me è una di quelle cose, dei capolavori da riscoprire e sottovalutati, perché non lo danno mai, pochi lo conoscono purtroppo, mi dispiace. In realtà è un film molto colorato, carino, e ti fa passare davvero una bella serata. Molto successo nei festival, però non ha avuto grande successo al botteghino, purtroppo. Però nei festival è stato riconosciuto, in qualche festival, non mi ricordo. È vero. Eccetera, ha avuto tanti riconoscimenti questo film. Vedi Manu che dice che lei lo vide, ma lo fa ridere, lo adora, ma è davvero una piccola perla da riscoprire. Sì. Anche, se... anche il fantasma, questa interpretazione fantastico. Il cowboy che entra è meraviglioso. Ciao, Salvone, quanto date a questa interpretazione, Ilaria? Io 9 perché mi piace tanto, è veramente pazzesco. Lui, il suo talento, ma anche coi vasettoni, trasformista, pazzesco. Sì, io sono 9 sicuro, leggermente forse inferiore alla Casa 2 che ha creato questo iconico personaggio, però 9 perché lui è molto, molto bravo. Molto bravo, fa questo Elvis Presley ingrassato, involsito, un po' a fine. Diciamo vita quasi, sembra, anche se però dopo si ringalluzzisce quando deve affrontare il demone della mummia insieme all'amico di Kennedy, che comunque ci sta, Kennedy. È veramente molto molto carino e particolare, un film particolare. Molto bravo, forse una delle sue migliori interpretazioni. Davvero, secondo me sì, è stato un bel protagonista. Io diedi il mio umile contributo per poter avere il DVD in Italia, la versione che si può comprare. Dai! Sì, e sono molto contento di averlo, mi piace tanto. Voto lui, diciamo, 8, ma il film altrettanto. Merita tanto, è bello. È bello, vero Pietro? Cioè, è da riscoprire quel film lì. Da riscoprire assolutamente. Ha questo andamento lento alle volte, ma mai noioso. Ti tiene comunque sull'attenti. Poi, allora, quando poi c'è ha fatto anche altri anziano, lavori, quando c'è Man with the Screaming Frame, è vero. E poi ha fatto anche altri lavori, Man with the Screaming Brain, Scuola di Superpoteri, Outlook Drive 2, Il Mistero del Bosco, un altro horror del 2006 con la regia di Lucky McKay, My Name is Bruce del 2007, proprio con la sua regia tra l'altro, Tar del 2012,
Volete dire qualcosa sul grande e potente Oz del 2013? Ma... ha fatto un ruolo anche là? Sì, è vero. Anche il grande e potente Oz, sempre di Sam Raimi. E qui c'è sempre, quello è il discorso che abbiamo fatto io e te, Tania. Lo sai che lui non nega mai una comparsata, un ruolo piccolo, non glielo nega mai, quindi cioè, c'è sempre. Ma quindi nemmeno a Fede Alvarez, dove ha fatto il cameo del remake della casa, neppure là. È vero. Cioè, quindi secondo me, io gli anche qui gli do un 7, ma perché anche qui è un ruolo veramente minore, cioè secondo me. Hai più, se non sei affezionato come siamo affezionati noi, non ti accorgi neanche che è lui, quindi... Però glielo do proprio perché è il valore di un'amicizia che va avanti a prescindere. Quindi comunque, se il film è di San Raimi, secondo me, da come li conosco, Bruce non legge neanche il copione. Gli dice, vieni? Sì. Secondo me sì. Sicuramente sì. Pietro, di. Ma no, è un ottimo caratterista, è credibile in tutti i ruoli, lo metti, si adatta, no? Magari non ti aspetti chissà che cosa, non è un ruolo così impegnativo, però nel piccolo spazio che gli dai, lui lo fa valere. È vero. Te lo ricordi sì. Sempre, figurati. Anche in Man with the Screaming Brain, comunque, dove è un po' un film, una rilettura di Frankenstein, diciamo, è un po'... Si rifà un po' ai film anni 50, fantasy, dove c'è un trapianto di una parte di un cervello. Anche qui non mi è dispiaciuto, è bravo. E fa anche una parte abbastanza importante, insomma, quasi da protagonista, insomma. Cioè, comunque, è un film per la TV, mi sembra. Non sia un film che sia andato al cinema. Mi sembra un film per la TV, però è molto interessante. Comunque i suoi ultimi lavori lo vidi da qualche parte qualche anno fa, ma non mi non so se noi siamo il grande gruppo degli insonni, che quindi alle 3 di notte ti svegli. Sì, a volte vedo delle cose ma non mi ricordo dove l'ho viste. Il problema è questo. Diciamocelo, visto che siamo noi quattro, noi siamo i grandi insonni che alle 4 di notte ci accendiamo delle cose, troviamo delle robe meravigliose e poi però la mattina se ne sono andate come me. Ogni tanto succede. Dopo 3 documentari e 2 film, che non sto manco a leggere i titoli, arriva Black Friday. Mancano ormai poche settimane. Che aspettative avete da questo film, Pietro? Questi zombie che entrano dentro questo negozio, diciamo, di giocattoli, con lui che lavora dentro. Che il blog iniziale può offrire diversi spunti, però non voglio pronunciarmi in altro modo. Non ho grosse aspettative, ma neanche pregiudizi. Vediamo. Andrea? Sì, diciamo che gli zombie li abbiamo visti un po' in tutte le salse, però l'idea che entrino poi in un supermercato non è proprio così originale, perché comunque già è successo, però è interessante e speriamo sia anche divertente. Ecco, mi piacerebbe vedere magari un film che faccia anche un po' ridere, oltre che essere horror, che abbia dei momenti, ma non di comicità involontaria, ma di comicità vera e ironica. Dal trailer mi sembra un po' così. Sembra di sì. Dal trailer mi è elegante. Solo io non vedo l'ora che esca. Io voglio. Cioè, io quando escono i film sono. È intrigante, molto intrigante. Io credo che faccia un po' ridere, perché c'è la scena, mica c'è la cassiera, che comunque sono già entrati gli zombie, che comunque è persa nei suoi pensieri, perché c'è il Black Friday, gli dice: così ti hai dimenticato lo scontrino, così un po', scusate che c'è la gente che si ammazza. E anche lo zombie vuole lo sconto, vuole approfittare dei momenti. C'è l'omaggio a Chucky nel film. C'è l'omaggio a Chucky, perché ho visto nel trailer che c'è un omaggio a Chucky. Ovviamente, essendo un negozio di toys, di giocattoli, chiaramente. Ci sarà ovviamente bimbo una copia di Bimbo Bello per tutti in omaggio. Ragazzi, Chucky? Mi viene in dubbio. Alex avrà un Chucky a casa? Io secondo me sì. Sì, ha tutto Alex. Pietro, Alex ha tutto. Che c'è anche noi miniatura. Come il cervello, Alex. Però per il resto... di fianco ad Annabelle c'ha Chucky, perché mi ricordo dove c'è il deposito bambole. Chucky allora, accoltella Annabelle. Esatto. Vogliamo dare il voto alla serie. Alla serie che rappresenta, ovviamente, Ash vs. Evil Dead. Andrea, voto.
A me è piaciuta molto, anche che poi sarebbe il seguito effettivamente del film, del 2 poi, perché il terzo, L'Armata delle Tenebre, viene poco citato, quindi è proprio il vero sequel del 2, anche perché il film che hanno fatto ora è un remake, di quello del 2013, non è effettivamente un sequel. A me è piaciuto e gli do, gli do 9, perché comunque è bravo e ha portato... È bravissimo! Ma la prima puntata, ma quanto ridere ti fa? Ubriaco che la mattina si sveglia, dice. Sì, poi nella roulotte vive. Ma io ma cos'è che ho fatto? Perché mi sembra che... Di avere... ho letto qualcosa che non dovevo leggere. No, io per te... Hai evocato qualcosa che... Candar! E poi anche nel film My Name is Bruce, lui vive in una roulotte, anche lì fa se stesso, che insomma ha qualche problema anche con l'alcol, eccetera, eccetera. Quindi insomma è un po' un Bruce rinato, e torna a casa sua, sì, in qualche modo, diciamoci la verità. Quindi Bruce, quindi Andrea, quanti voti? Ho chiamato Bruce, Andrea. 9. No, vabbè, bene, magari. Sì. 9. No, io adoro. A me dispiace che hanno fatto solo. Anzi, ragazzi, perché io non l'avessi vista, guardatela che sta su Netflix, finché ci sta, sono 3 stagioni, ve le godete. Bella, che è il periodo giusto, bella, ridete davvero. Un casino, veramente. Sì, cioè, ridete, vi spaventate, ridete, c'è tanto sangue, sì, però insomma, certo, ci sta. Certo. Il classico. Anzi, me la rivedo pure. Adesso mi avete fatto ogni voglia, me la rivedo ancora. No, ma io... Italia, ti giuro, cioè, proprio la scena. Cosa hai fatto ieri sera? Non so, avevo bevuto. Forse ho letto il Necronomicon. Forse, qualcosina. Che frase. Perché? Allora, forse. Pietro? Non ne sono sicuro. No, 9 voto, e l'ho visto anch'io. Gli altri su Netflix, mi sembra, e il primo invece ho il DVD con la prima stagione. Grande, Pietro. Io ho il DVD, me l'ha regalato il mio migliore amico a Natale 2 anni fa, mi ricordo. Pietro, sei d'accordo che è tornato a casa, che è in grande forma? Sì, tornato. Ma, sì, per me è sempre stato in grande forma, non è mai sceso. Non ha mai perso la forma, secondo me. Non ha mai perso. Ha ricevuto meno di quello, l'abbiamo detto in questa diretta, no? Lui ha ricevuto meno di quello, un po' come abbiamo parlato con Ilaria, sicuramente per questa vicinanza, comunanza, è anche un po'... e sicuramente ha peccato anche, non lo so, e questa è una cosa che provo io a dire caratterialmente, che ci stavo riflettendo mentre stiamo facendo la diretta. Lui non è uno che vuole scavalcare, ecco, caratterialmente, quindi questo quindi molto umile, ma questo ha pagato in negativo sotto alcuni non aspetti. È una rivista a tutti i costi, come non ha scavalcato, non ha chiesto di più, ha accettato, come diceva anche Ilaria, la qualsiasi, dai camei ai ruoli addirittura tagliati in fase di montaggio, insomma è stato anche in qualche modo analizzato, non è carino, è stato anche insomma proprio, ecco, quindi questo, ecco, io credo, non so se siete d'accordo con me, che forse anche caratterialmente questo non l'ha aiutato, probabilmente ha un carattere dove non dico che non si faccia rispettare, perché è una parola grossa, ma sicuramente non è uno che alza la voce a questo punto. Ma lui, secondo me, paga un altro attore che secondo me è come lui, che abbiamo visto dappertutto ed è un grandissimo caratterista, è Jeffrey Wright, che abbiamo visto in Westworld nella parte di Bernard, abbiamo visto in 2000 film. Ciao! Amore de zia. Sono quelli... è veramente bella, è blu. Che colore? È blu. Ma è blu? Blu, un grigio blu. È blu. Io credo che Bruce, come Jeffrey Wright, faccia parte di quella schiera dei grandi caratteristi che si adeguano a mille ruoli diversi, e li abbiamo visti in mille film diversi, a volte anche solo per 5 minuti. È vero, è vero. E però ogni volta si trasformano, perché una volta gli occhiali, una volta la barba, una volta è così, una volta i capelli bianchi, una volta i capelli più lunghi, una volta ha fatto una cosa diversa. È un trasformista, sì, è vero. Sono tutti trasformisti e pagano, perché poi non te li trovi mai ad avere quel ruolo che gli dà quel riconoscimento assoluto, totale, perché poi c'è sempre un altro che... E beh, è strano, ecco. Intanto saluto Black Trinity, mazza, vi ricordate pure il nome di Mirta, bravo, bravo. Grande Black Trinity. I nomi degli animali. Allora, ragazzi, è finito il tempo. Io vi ringrazio.
Ci vediamo martedì prossimo con Horror Camomille per un'altra camomilla insieme, quindi ringrazio mia sorella Ilaria. Ti voglio bene, sorella. Andrea, mio fratellone Pietro, e ci vediamo martedì prossimo con Horror Camomille. Buonanotte. Grazie a tutti. Buonanotte. Grazie a tutti davvero. Buonanotte. Buonanotte.